Guys, eccomi tornata con un nuovo video. In questo video vorrei sapere ciò che odio veramente, cioè che proprio mi suscita una qualche emozione nel corpo, non buona ma cattiva. Allora, prima di tutto non sopporto quelle persone che tu fai vedere a loro il tuo telefono, magari devi dirgli: oh guarda, mi ha scritto questo ragazzo, gli fai vedere, loro prendono il telefono, escono e iniziano a farsi tutti i cazzi. Puntini puntini tuoi, ma proprio tranquilli, tu sei lì tranquilla, io volevo fartelo solo vedere in mano mia, mentre tu sei andato oltre la mia privacy e sei andato a guardare tutto quello che c'era sul mio telefono. Questo non si fa, o che comunque si fanno i cazzi miei quando non dovrebbero. Un'altra cosa che mi fa veramente imbestialire sono le persone che visualizzano e non rispondono. A parte che io sono una che risponde molto velocemente al telefono, perché comunque lo uso spesso, e quindi se mi arriva un messaggio, dico nel giro di 5 minuti ci ho già risposto. Ma tu che vedi il messaggio, magari ci ho scritto qualcosa di importante, non lo so, ma anche una cagata, lo vedi, lo visualizzi e non rispondi, tu devi fare una brutta fine. No, però veramente è una cosa che mi fa veramente imbestialire, perché non puoi pretendere, cioè ok, se la conversazione è andata scemando e non ha più senso, ok, ma magari è qualcosa che, oh mio Dio, se non lo so muoio, tu visualizzi e non rispondi. Quindi in questi casi viene fuori la Margherita più cattiva, che si sfoga con il suo pupazzo, perché altro non posso fare. Un'altra cosa che a me dà veramente tanto fastidio, ma che altra gente non dà assolutamente fastidio, sono i complimenti. Sì, non prendetemi per matta, però veramente io non sopporto le persone che ti fanno 3.000 complimenti. Vabbè, ok, oh che bella che sei, grazie, ma mi mette proprio in imbarazzo, cioè è una cosa bruttissima. Oppure, oh mio Dio, cioè, ma sei bellissima, cioè in quei momenti a me parte il crimine, ma sarebbe una cosa bellissima, cioè lo so, ma a me è proprio. Cioè, non so proprio cosa rispondere, tipo, grazie, e magari non posso dirti, anche tu, perché, cioè, io non sono una fatta così, però mi dà proprio fastidio i complimenti. Ok, una volta ci sta, ma se poi continuo. Un'altra cosa che io odio è la storia. La storia è la materia a scuola che io odio per eccellenza, perché non mi rimane in testa. Cioè, ma magari gli eventi storici sono anche bellissimi, però tutte queste cose che si susseguono l'una dall'altra, guardi là, guardi qua, guardi su, guardi giù. Oh mio Dio, cioè io faccio un casino bestiale, mi incasino e infatti non è la materia in cui vado meglio. Ma perché deve esistere la storia? Cioè, ok, deve esistere, lo so che deve esistere, è bella come idea, ma proprio per me è una materia che mi mette solo in crisi, perché veramente a me entra in crisi, come in questo video sono in crisi. Perché sei in crisi? Così, tanto per dire. Un'altra cosa che mi dà fastidio è l'inverno. Cioè, no, che mi dà fastidio. Un'altra cosa che odio profondamente è l'inverno. Io odio l'inverno con 3.000 giacche da mettersi sopra, che già magari sei un po' così e sembri, oddio, mi sto spogliando, e sembri ancora più cicciona, ancora più grossa, ancora più sciarpe, cappelli, giubbotti, burrici, qua scarpe pesanti, stivali. Ma perché? Perché? Vuoi mettere la primavera? La primavera è la stagione più bella, la stagione dove tu sei tranquilla, ti metti un giubbottino, passeggi, non hai niente, cioè, sì, sei vestita, ma non sei vestita troppo, quindi da sembrare un ornitorinco, sei vestita nella maniera giusta. E dell'inverno io lo odio anche perché il water è congelato, quindi tu alla mattina ti svegli, vai a sederti sul tuo water e succede che quel momento, quei 2 o 3 secondi in cui tu il tuo sedere fa così sul water, tutto congeli, tu dentro di te bestemmi, ma io non bestemmio perché non bestemmio, però veramente è una sensazione bruttissima. Io non so voi, ma odio, odio, odio profondamente. L'ultima cosa che odio veramente tantissimo sono le persone che ti guardano dalla testa ai piedi. Ok, chi sei tu? Cioè, passi e vedi queste che fanno. Come per dire, che cazzo, dove va questa? Ma cosa volete? Cioè, è una cosa che mi dà fastidio perché io tendenzialmente non sono una persona che lo fa. Cioè, ok, ognuno è libero di vestirsi come vuole, ognuno è libero di essere come vuole. Non lo so, se vuoi metterti un paio di mutande in testa, puoi farlo. Ovvio, cioè, tipo, ti guardo così, rido e ti saluto anche. Però non è che tipo ti guardo da testa ai piedi, tu sei sotto di me. Cioè,
no, perché siamo tutti uguali, cioè non ha senso questa cosa. Non ha senso discriminare le altre persone e guardarle la testa e i piedi. Nessuno è più di nessuno. Siamo tutti sullo stesso livello, ok? E guardare le persone alla testa e ai piedi, sia magari perché vedi una bella ragazza e dici oh che bello, ma anche perché tipo c'è una che ti schifa, del tipo oh mio Dio, guarda com'è presa, che schifo nei nostri livelli. Questa cosa non si fa perché non ha senso. Ecco, queste sono le cose che odio veramente profondamente. Magari ce ne sono altre, però in questo momento non mi vengono in mente. Fatemi sapere voi cosa odiate veramente nel vostro profondo, cosa vi dà più fastidio. Che se vedete questa cosa, se fate questa cosa, oh mio Dio, odio, odio, odio profondamente. Inoltre, io mi sono iscritta a Twitter, quindi se volete seguirmi su Twitter, io mi chiamo Margherita Cacco. Magari ve lo lascio qui in sovraimpressione. Il video è finito, spero vi sia piaciuto, un bel pollice in su se è così, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!